Oh mio Dio! Salve a tutti gente, bentornati in questo nuovo video per Marvel Spider-Man 2. Ci siamo ragazzi, finalmente domani è il giorno. E io ancora una volta vi ripeto che vi voglio tutti quanti in live domani sera, perché come ben sapete l'evento inizierà alle 22, ma noi saremo in live dalle 8 e mezza circa. Quindi non vedo l'ora ragazzi di avervi tutti quanti, perché finalmente l'attesa è finita e quel momento deve arrivare. E io non avete idea di quanto sono in hype, soprattutto dopo tutte le ultime notizie che abbiamo ricevuto. Perché non so ragazzi come mi sia sfuggito e come sia sfuggito praticamente a tutti, ma verso la fine dell'anno scorso l'attore stesso di Miles Morales ha partecipato ad un'intervista in cui ha rivelato dei tagli importantissimi per il gioco. Tuttavia evidentemente nessuno aveva preso minimamente in considerazione questa intervista, e quindi ci ritroviamo a parlarne ora. Prima di parlarne però vi lascio direttamente al video. You know, I'm asked a nerd question. Here it goes. All right. So, is Spider-Man 2 co-op? I think it has been announced. I don't know if it's been announced or not, but I think so. Okay. I mean, you seen part two trailer, right? Oh yes, I have. Yeah. Okay. Cool. I mean, so like that right there. If nothing is giving you a little sense of that, I feel that we have a part two coming out soon. So yeah, bro, I feel that. But then like yeah, it's gonna be crazy, bro. You know, like you we have get a Venom lot. Too? Like you said again. Yeah, bro. Like, do you get Venom too? You know, like, do you get the symbiote on you? Shh, they're everywhere. What? They're gonna be everywhere. Oh, that's all I needed to know. I'm gonna go back in the line. I'm gonna let someone else ask a question. They will be everywhere. Come on, where you Quindi at? Non ha solo confermato che ci sarà il co-op in Marvel Spider-Man 2, ma ci ha anche dato informazioni importantissime per la trama. Ma andiamo con ordine, perché per prima cosa l'attore di Miles pensava che il co-op per il videogioco fosse già stato annunciato, anche se in quel preciso momento durante l'intervista non sapevamo nulla. Anzi, se vogliamo essere precisi, la storia di Marvel Spider-Man 2 era stata descritta come un'avventura single player. Quindi anche se non sappiamo se ci sarà la possibilità eventualmente di fare co-op online, devo dire che se dovessero mettere questa possibilità, come ha confermato l'attore, sarebbe davvero strano non avere l'opportunità di fare co-op online. In ogni caso vi confermo nuovamente che avremo sicuramente la possibilità di giocare insieme, in caso davvero dovessero metterlo, come ci ha confermato l'attore. Tuttavia passiamo alla cosa più importante. In questo spezzone di intervista, infatti, viene nominata una seconda parte del trailer, che era prevista infatti per il PlayStation Showcase che doveva accadere nel 2022. Più precisamente verso fine anno, se vi ricordate. Tuttavia, come sapete, è andata come è andata, e quindi hanno deciso di rimandare tutto. Ma la cosa che mi ha scioccato di più in assoluto è stata ovviamente quest'ultima parte. You said again? Yeah, bro, like, do you get Venom too? You know? Like, do you get the symbiote on you? Shh, they're everywhere. What? They're gonna be everywhere. Oh, that's all I needed to know. I'm gonna go back in the line. I'm gonna let someone else ask a question. They will be everywhere. Come on, where you Quindi at? Questo ci conferma che Venom non sarà l'unico simbionte nel gioco. E Dio solo sa quanto mi rende felice questa cosa. Perché questo potrebbe significare non solo che Venom potrebbe essere giocabile, ma che potremo vedere Carnage. E voi non sapete quanto io ami questo personaggio e quanto non veda l'ora di vederlo, soprattutto magari al centro di un videogioco così importante. Perché non ho avuto ancora tempo e modo di dedicare un video alla trama che vorrei io per Marvel Spider-Man 2, ma se dovesse davvero essere questa, incentrata quindi sui simbionti, per me sarebbe davvero devastante. Non solo perché poi eventualmente ti darebbe la possibilità di sviluppare un videogioco anche su Venom, ma anche perché in questo modo Marvel Spider-Man 3 potrebbe essere incentrato su Green Goblin, e questa sarebbe a mio avviso una delle cose migliori. Tuttavia ragazzi, non voglio spoilerarvi troppo per il video che dovrò fare, ma ad essere sincero queste sembrano premesse davvero stupende. Tuttavia purtroppo per ora ci tocca attendere, ma fortunatamente per avere qualcosa di nuovo mancano solamente poche ore. Quindi gente, io intanto vi ringrazio come al solito di essere stati qui con me, e noi ci vediamo domani sera.